Allora, siamo di nuovo stasera, sette libri per sette sere, organizzato ad Albe. C'è anche stasera una mostra di pittura. Abbiamo con noi di Alberto Trifoglio di Sant'Ilario. più o meno i motivi che ti spingono, che ti attirano di più. Divertiamo insieme, tu. Sì, allora l'ispirazione principale viene dalle tradizioni calabresi, dai paesaggi calabresi, dai costumi. Qui ci sono i battenti di Nocera Terinese. È una usanza molto antica, come sappiamo. A me piace anche la storia. Poi Anche c'è Gerace. quindi questo siamo più ambiente, Sì, diciamo, più questo è più paesaggio, sì. Questo è Gerace, però con il costume tradizionale. C'è sempre un discorso un po' storico, di, come dire, di usanze, di tradizioni. qui Questo è Pentedattino, anche Pentedattino. qua, la Pacchiana è vestita come della zona, diciamo, della zona di Bova. Poi io mi interesso anche di ceramiche, faccio delle riproduzioni di ornamenti greci, qui ce ne sono due esempi. Questa è la tarantella, la classica tarantella, vediamo. Diciamo in un classico ambiente Sì, calabrese, non... una piazza che può essere qualsiasi piazza di qualsiasi paese, con le terrazze, le persone che escono fuori. Adesso andiamo a vedere queste di Ecco, nuovo qui ci ceramiche. sono altre due ceramiche, c'è una Pinax Lopese qui in basso e sopra c'è una riproduzione del quadro della Primavera di Botticelli, dove ci sono quelle tre fanciulle che sono le guardiane del giardino di Hera, sicuramente sono loro. Io lo riproduco. Qui invece continuiamo sul ballo, diciamo Questa è che sempre la tarantella, musica. sì. I costumi sono della zona ionica, qui vicino l'ho presa da un balletto, i Marasà, che ora si sono sciolti, ma insomma Quindi è un gruppo che è si stato esteva, un quindi non gruppo. sono Sì, due. sì, 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 Parasà sì. che erano Era di di Sant'Ilario, Sant'Ilario, quindi il tuo un paese poi. paesino, Poi il tuo sì. paese. Sì. Qui abbiamo di nuovo i vecchi Questo, sì, zampognari. Zampognari, che l'ho trovato a Gioiosa Ionica, era un ragazzo e un signore un pochino più anziano, e naturalmente ho trovato ispirazione a fare un quadro, e ancora lo devo completare come Ah, molti di questi. quindi sono nuovi questi due Sì, quadri. sono abbastanza, anche se c'è scritto 2013, però io li riprendo dopo Sì, un po', insomma, perché vabbè, devo. quello, vediamo quello grosso Sì, lì. quello è una ricostruzione del teatro di Lopi e Pinzefri, raccontando un po' la storia, insomma, che era un teatro con 4.500 persone, insomma. Abbiamo un po', Sì, diciamo, tra... qui c'è un po' di ceramiche, come vedete, c'è una Abbiamo testa una testa della... di un bronzo di Riace, del guerriero B, come si dice. Poi sopra c'è lo stemma di Lopi, il Poi cavallo abbiamo alato. della ceramica in Sì, anche qui generale. sì, una Pinax Lopese. Poi vediamo l'ultimo Sì, lì. sì, sì. Adesso andiamo qua. Ecco, questo, come si può immaginare, è un signore col somarello, insomma, è un classico della. Aspetta che c'è buio. Scusa che buio. Vediamo se riusciamo a prendere questi, ma diciamo che niente, qui abbiamo problemi di Qui abbiamo luce. Vabbè, problemi di ci luce. sono dei grossi quadri. Vabbè, Ecco, da abbiamo un qui altro forse, qua. sì. Ecco, Questo è noi di un altro ce li giornalista calabrese molto famosa, glielo devo consegnare tra un po'. Chi è? E Anna La Rosa, Anna La Rosa, Anna La di Rosa Gerace. sì, di Di Gerace, Gerace, esatto. giornalista Rai, la Sì, conosciamo sì, già. sì, sì. Sì, Vediamo questi qua, che siamo verso la... questo è un angolo di Gerace che mi ha molto ispirato, un angolino veramente Reale, bello. diciamo, questo è proprio reale. Sì, e io ho cercato di così fare una scenetta che immaginavo si fosse creata in passato, insomma, ecco la signora che cuce, la signora che torna da fuori con la bomboletta di acqua Per sulla finire, questa. con questo quadro in cui ci hai messo un Questo po' ambiente. è l'ispirazione di Afrodite moderna, ho voluto fare un'Afrodite del XX secolo, a lei piaceva molto il bagno, io praticamente con un tempio greco dietro ho fatto capire che è una
Una dea, è una dea, quindi diciamo chiaramente Un'Afrodite del XX secolo. Partenone Sì, sostanzialmente. Partenone, diciamo a 6, questo è un tempio non di Partenone, No, Partenone a 8 colonne sì, davanti, diciamo, però l'ispirazione è chiaro, l'ispirazione del molto Partenone, non il Partenone, chiaro. però l'ispirazione del Partenone. E poi abbiamo chiaramente il mare, la barca, quindi Sì, diciamo, sì, 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 sì. è la Magna Esce. Grecia, è la Magna Grecia. Sì. E qui siamo.